celebre minuetto in sol maggiore di Bach. È uno dei brani che tutti sogniamo di suonare quando ci avviciniamo al pianoforte. È un brano molto carino che presenta naturalmente delle difficoltà. Però andiamo a vedere un po' insieme come si può fare per studiarlo in una maniera efficace e funzionale. Una prima cosa che bisogna sapere quando si suona un brano di Bach è che Bach è uno dei compositori polifonici per eccellenza. Se molto spesso noi ci troviamo di fronte a dei brani che prevedono una melodia, magari con la mano destra e un accompagnamento con la mano sinistra, con Bach questo non sussiste, vale a dire che in realtà le nostre due mani dovranno fare alla fine delle voci, delle vere e proprie melodie che avranno un carattere e una vita propria. Per questo io consiglio sempre a tutti di studiare Bach molto a mani separate. In genere dico che finché la mano sinistra non si suona con la stessa nonchalance con cui si suona la mano destra, non è una buona idea andare con le mani unite. Ma andiamo un po' a vedere questo minuetto come è diviso. Intanto è diviso in due parti principali. La prima parte è quella che vede le battute dalla 1 alla 16, mentre dalla 17 alla 32, quindi alla fine, si può considerare come una seconda parte. A sua volta le parti possono essere divise in sottogruppi. Io andrei sempre, come spesso faccio, a lavorare a gruppi di 4 battute, cercando di acquisire i movimenti gruppo per gruppo. Allora, una prima cosa da notare è quella che il minuetto è in sol maggiore. Questo vede il fa diesis in chiave e quindi dovrai ricordarti sempre che ogni qualvolta troverai un fa, salvo presenza del bequadro, lo dovrai suonare in automatico diesis. Posizioniamo la mano destra e andiamo a vedere le prime 4 battute. Allora, posizione di sol che prevede pollice sul sol e mignolo sul re. Le note sono piuttosto semplici, quindi re, sol, la, si, do, seguono re, sol, sol. Attenzione alla diteggiatura. Diciamo che nella maggior parte delle edizioni che troviamo con diteggiatura, i due sol ribattuti della seconda battuta vengono richiesti con due dita diverse. Questa è una prassi normale nel ribattuto, perché il giorno in cui dovremo suonare delle note ribattute velocemente non sarà possibile, o perlomeno sarà molto faticoso, suonarle con lo stesso dito. Per questo la maggior parte dei metodi nei quali troviamo questo minuetto ci suggerisce di utilizzare 2-1. Può essere scomodo all'inizio, ma alla fine sarà più funzionale. Battuta 3, mi sposto, vado col medio sul Mi, Fa diesis, Sol e ancora 2-1 sul Sol basso. Per quanto riguarda il secondo gruppo di 4 battute, alcuni metodi suggeriscono diteggiatura 3, 4, 3, 2, 1 e poi ancora 3, 4, 3, 2, 1. Io dico che si può utilizzare anche un'altra diteggiatura, ad esempio battuta 5, il Do col quarto, e di conseguenza 5, 4, 3, 2, battuta successiva 3, 4, 3, 2, 1. A seguire Fa diesis col secondo, quindi una piccola girata, e poi torno su. Devo fare Sol, La, Si, Sol, La. Posso utilizzare una diteggiatura molto semplice, ovvero quella che trovo già pronta, oppure le diteggiature alternative che spesso si trovano sui testi. Ricapitolando, vi vado a suonare ancora le prime 8 battute con la mano destra. Ribattuto, Mi, Fa diesis, ribattuto, 2-1, quarto dito. Fa diesis e poi 1, 2, 3, 1, 2. Ecco fatto. Le successive 8 battute non presentano particolari criticità. Andiamo a vederle insieme. C'è presente una ripetizione. Ribattuto,
fa diesis come prima, ribattuto, stessa cosa, posso utilizzare la stessa diteggiatura che vi ho suggerito, e poi tre. Le ultime due battute della prima parte, alcuni testi portano altre diteggiature, io suggerisco di fare con le dita che troviamo già pronto. 2, 3, 2, 1, 2 sul fa diesis e concludo col pollice. Quindi la mano destra sicuramente non presenterà problemi, perlomeno in questa parte. Andiamo a vedere la seconda parte, dove c'è qualcosa di leggermente più complicato. Intanto devo andare a decifrare quella notina sopra il pentagramma. Sto parlando naturalmente della battuta 17. È un Si, quindi sposto la mano di un'ottava, prendo il Si col mignolo. Sol, La, Si, Sol, La. Allargo un po' la mano per prendere il Re col pollice. Re, Mi, Fa diesis. L'hai segnato, vero? Fa, Re. Sol col quarto dito. Mi, Fa diesis, Sol, Re col pollice. A questo punto, per fare il Do diesis della battuta successiva, sto parlando della quarta battuta della seconda pagina, praticamente la battuta 20, faccio un passaggio del pollice per andare sul Do diesis col terzo dito. Segue un Si, che mi trovo già pronto sotto il secondo, e ancora un Do. Non è necessario, come sai, segnare di nuovo che il Do è diesis, perché all'interno della stessa battuta un'alterazione, un diesis momentaneo, resta valido. Quindi Do diesis, Fa. Ripetiamo le prime quattro battute, 17, 18, 19, 20 del brano, prime quattro battute della seconda parte. Re, Mi, Fa diesis, Re, Sol. Mi, Fa, Sol, Re, girata col Do diesis, Si, Do diesis, La. A questo punto c'è una piccola scaletta, le dita sono già pronte, La, Si, Do, giro col pollice, Mi, Fa diesis. Adesso facciamo molta attenzione alla parte che segue. Seguiamo alla lettera questa diteggiatura, ovvero Sol col quarto, Fa diesis col terzo, Mi col secondo, Fa diesis col quarto. Quindi attenzione a questa manovra, Sol, Fa, Mi, Fa diesis col quarto, allargo la mano a prendere il La con il pollice e per finire il Do diesis col secondo e per finire Re. Ripeto le battute da 21 in poi. Le successive battute: Re col mignolo, Sol col pollice, Fa diesis, una piccola rapida girata ma torno indietro. Segue la battuta successiva, cambia solo il mignolo che va sul Mi. E ancora Re, Do, Si. Battuta successiva, posso scegliere tra due diteggiature. 2, 1, 2, 1, 2. Quindi in pratica faccio questa semplice girata, oppure, a mio avviso più complicato ma spesso riportato nei testi, 2, 1, 2, 3, 4. Scegli tu quale ti piace di più, io preferisco 2, 1, 2, 1, 2. Poi mi sposto e per fare le ultime quattro battute parto dal Re, una piccola scaletta, Re, Mi, Fa diesis, giro, Sol, La, Si, Do, Si, La. Si, Re, Sol. Qui devo fare un'altra manovra, Fa diesis col quarto dito, perché questo mi mette in condizione di fare l'accordo finale, che vede come nota più alta il Sol, che a questo punto è già pronto, il Re col secondo e il Si. Ecco il mio accordo. Come puoi vedere, non è così complicato imparare la mano destra, però è fondamentale impararla benissimo, perché questa non sarà supportata da un semplice accompagnamento alla sinistra, ma da una vera e propria voce che deve fare non solo la propria melodia in qualche modo, ma anche tutti i suoi spostamenti, che non seguono un criterio, diciamo, facile da memorizzare. Allora, la maggior parte dei testi presentano come prima nota, come prima diteggiatura sul Sol della sinistra il 4, che viene ribattuto col quinto. Allora,
quello che ho detto prima sulla, sul fatto del ribattuto lo applicherei principalmente a quando i ribattuti sono veloci. In questo caso può essere anche pratico fare direttamente il primo sol col quinto e poi sol la si, puntare, battuta 5, battuta 6, sol, e ecco che abbiamo la battuta 7 dove devo suonare re, si, sol. Possiamo fare anche 1, 3, 5. A quel punto nella battuta 8 ho ancora il pollice sul re, devo allargare la mano per prendere il re basso e seguire tornando un po' più alto do, si, la. Quindi la battuta 8 studiamocela bene perché è una manovra un po' difficile alla quale non siamo così abituati. Dopo la battuta 8 non ci sono grossi problemi, tutto corrisponde alla liteggiatura che è già pronta sotto, cioè che corrisponde diciamo alle note che abbiamo sotto la mano. Attenzione adesso a cavallo tra la battuta 12 e la battuta 13. Battuta 12 si, do, si, la, sol, non c'è problema, ma quello che arriva adesso sarà uno dei punti più fastidiosi del minuetto, ovvero io devo dopo questo do, si, la, sol stringere la mano e prendere il la col pollice, il fa diesis con il quarto e poi il sol col terzo. Ripeto battuta 12, si, do, si, la, sol, la col primo, fa diesis col quarto e poi sol. Lo ripetiamo qualche volta. A seguire un si che è già pronto sotto il mio pollice, passo sopra con l'indice per il do, re, allargo di nuovo la mano di un'ottava, re, e poi il pollice sul sol e a seguire re e sol. Mi raccomando, impara benissimo queste ultime 5 battute della prima parte, dopo vediamo a mani unite come studiarle. La seconda parte funziona in maniera molto simile, ovvero devo leggere le diteggiature, leggere le note e cercare di essere sempre preciso nei movimenti. Sol col pollice, fa diesis col secondo, mi, sol e mi me li trovo sostanzialmente già pronti, allargo un po' la mano per prendere il la e poi un la basso. Alla battuta 17 mi trovo un la sul quale la maggior parte dei testi mette due numeri, uno collegato a un 4. Guarda bene che manovra devi fare, 1 e sostituirlo col quarto senza ribattere la nota. Dopo aver imparato a fare questa manovra 1-4, la mia mano si trova in condizione di andare avanti con le successive note, ovvero a questo punto, avendo messo il quarto dito sul La, ho il terzo pronto sul Si, il primo sul Re e il secondo sul Do diesis. Segue un Re con il pollice, attenzione anche a questa battuta, perché battuta 23 dobbiamo mettere il quarto dito sul Fa diesis, segna il Fa diesis perché è prassi comune suonarlo naturale, segue un La e poi un Re, ottava e un Do. Le battute che seguono non presentano particolari problemi, ci dobbiamo attenere semplicemente a rispettare note e diteggiatura. Si, Re, Si, Do, Mi, Do, Si, La, Sol. A seguire nelle ultime 4 battute io ti suggerisco una diteggiatura diversa da quella che solitamente si trova, ovvero prova a prendere nella quart'ultima battuta il Re con il quarto dito. Naturalmente tra il Re precedente e questo Re c'è una pausa, quindi ti puoi spostare e seguirà 3, 1, 2 sul Fa diesis, magari segnale proprio sullo spartito, 1 sul Sol, penultima battuta, allargo la mano, Si col quarto, Re col secondo e concludo Sol, Re, Sol, come ho imparato nella prima parte. Quando avrai imparato tutto questo con le mani separate, praticamente a occhi chiusi, sarà giunto il momento di andare a mettere le mani unite.
Le prime quattro battute non presentano assolutamente un problema. Fin qui non ci sono problemi. A partire dalla 5, nessun problema. 6, nessun problema. Sulla battuta 7-8 ci facciamo un grande cerchio, perché sarà una battuta che saranno queste due battute che dovrai studiare molto intensamente, perché non è molto naturale fare questo movimento di girata. Quindi ripeti più volte. Ancora. Allargo la sinistra per fare quello che abbiamo studiato a mani separate. Quindi. Posso andare avanti. Attenzione a questo passaggio, ovvero quello tra la battuta 16 e la 17, perché la sinistra deve fare quella manovra di stringere, suonare il La col primo e poi il Fa diesis col quarto dito, poi si può andare avanti. Quindi quando studierai a mani unite la prima parte del minuetto, fai assolutamente attenzione alle battute che vanno a cavallo tra la 7 e la 8 e tra la 12 e la 13. Ci fai un bel cerchio, te le studi prima di studiare qualsiasi altra cosa, cioè quando nello studio quotidiano arrivi a ripassare questo minuetto, ti metti a studiare prima quelle due parti. Seconda parte, quindi dalla battuta 17, non ci sono gravi criticità. Battuta 20, attenzione ad allargare la sinistra e il passaggio sulla 21. A questo punto dobbiamo stare attenti al passaggio che va tra la battuta 21, 22, 23 e 24. Questo è probabilmente il più difficile. Allora, iniziando dalla 21, dopo la manovra 1-4 della sinistra, io consiglio sempre di non andare avanti finché non siamo sicuri al 100% delle note che dobbiamo suonare. Perché qui le due mani si muovono in modo molto diverso, ma soprattutto spesso devono saltare. Quindi, dopo che ho suonato la prima nota di battuta 22, controllo, Fa con la destra, Re con la sinistra e lo suono. Controllo, Mi con la destra, Do diesis con la sinistra e lo suono. Controllo, Fa diesis con la destra col quarto dito e Re col pollice della sinistra. E poi controllo questo allargamento che devo fare con le due mani, andare con il pollice destro sul La, con anulare sinistro sul Fa diesis. Quindi tutto questo passaggio lo devo studiare varie volte perché potrebbe darmi qualche difficoltà. Quello che viene dopo non presenta grossi problemi. Ancora i gruppi di battute successive non sono un problema. Andiamo alle ultime quattro battute sulle quali dovrai fare ancora un bel cerchione. Avevamo detto di andare preferibilmente col quarto dito sul Re basso. Avanti. Leggo nota per nota, controllo i numeri, se ho segnato i numeri della sinistra è meglio. Penultima battuta. Sol a sinistra, Si Re a destra. Sol a destra, Si, quindi devo allargare la sinistra, quindi poi spostare la destra e prendere col quarto dito il Fa diesis. Mi raccomando, segnati
le parti dove ti ho detto di fare dei cerchi, perché sarà fondamentale studiare accuratamente questo. Una volta che acquisirai un po' di padronanza negli spostamenti, naturalmente bisognerà dedicarsi al tempo. Ti faccio presente che la ritmica del minuetto prevede quasi sempre un ritmo tipico di minuetto, pa 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 tan ta 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 ta, che troverai più spesso, infatti. E di nuovo. E di nuovo. E di nuovo. E di nuovo qui. E di nuovo con la sinistra. Quindi attenzione alla battuta 8, perché ha lo stesso ritmo della prima battuta, per intenderci. La prima battuta andava così. E la battuta numero 8 va. Quindi è lo stesso ritmo. Questo ritmo lo troverai poi nel corso di tutto il minuetto. Cerca di rispettarlo e vedrai che piano piano il minuetto acquisirà maggiore fluidità. Resto a disposizione se hai bisogno di qualche ulteriore suggerimento. Buono studio!